Antonio, sono contenta che sei arrivato. Anch'io sono molto contento, Deanna, e è molto bello questa stazione, che è quasi una specie di presenza del futuro in un territorio che è un po' il tuo. Beh, noi reggiani siamo molto curiosi della stazione Calatrava e dei ponti Calatrava, anche perché finalmente sanno dove Reggio Emilia attraverso questi. Adoro la mia città, questo è un punto di riferimento, anche quando giravo Londra, Parigi, Tokyo, New York, però era bellissimo arrivare di nuovo a Reggio Emilia. Dove siamo qui? Come è nata? Allora, siamo da Miss Deanna, che adesso è Modatica Deanna. Il passato e l'inizio. Dalle ceneri è nato Modateca. Sonia Vironi, come nasce l'idea di Modateca Deanna? L'idea di Modateca Deanna nasce dall'esigenza di conservare e proteggere gli archivi storici del Maglificio Miss Deanna. C'è una certa tendenza a non mantenere più la memoria, a non documentarsi più, a non andare a fondo. Sì, si tende spesso a pensare che i riferimenti, diciamo, storici e culturali possano rendere un progetto o un'idea datata. In realtà non è quello il punto. È sbagliato pensare che tutto quello che è, diciamo, viene dal passato è vintage. È vintage se tu non riesci ad elaborarlo con le tue idee e con il tuo sapere, con quello che ci metti tu adesso, con quello che un creatore è in questo momento. E io mi sono, per esempio, innamorata dell'avanguardia russa, perché per me erano, come vedevo un quadro, per me era già una maglia. Abbiamo veramente un giovane assistente e terminato da pochissimo la scuola di moda e ho avuto la fortuna di lavorare tra questi colossi. Ribadiamo il concetto che tu lavoravi con gli stilisti. C'era la Mariuccia Mandelli, detta Crizia, di cui io avevo preso in licenza la sua linea e che quindi lei faceva fare le collezioni, ma io le concordavo, cioè questo non mi piace, questo lo voglio, questo aggiungo. Come si svolgeva il lavoro? Si svolgeva in questa maniera, ad esempio, in ufficio stile a Milano avevamo questa parete identica, per cui qua vedi l'inizio, gli anni 80, le grandi spalle, tutta la parte di Mariuccia iconografica, per cui gli animali, la parte surrealista che le era molto legato a tutto questo mondo, per cui a Milano c'era la stessa parete, la stanza dedicata a poi Maicrizia. Io all'interno dell'azienda mi ero fatta una sala di sfilate disegnata da Cocchi Fregni, qua c'erano tutti i fili, tutte le cose, quindi i filati, tutte le cartelle colori, tutte le prove punte, adesso ci sono i giornali, ma e quindi venivano qua, da qua la libreria. E poi ognuno saltava all'una, uscivano dalle proprie stanze e mangiavamo là. Dove c'è un montacarichi che veniva il mangiare caldo e c'era tutti i ragazzi con le ragazze che li seguivano. Non so, ci poteva essere lui che quel giorno lì c'era lui e c'era Margera da un'altra stanza. Però o Giove. Ma pranzo tutti insieme. Tutti insieme parlavamo di cinema. Mai parlato ma di moda. Quindi era bello anche questo tipo di incontro, mi sono conosciute tante. Tutti, noi mangiamo, cioè, a me è capitato di mangiare con Margiela o con Montanà o con Kenzo, a secondo chi c'era. Allora, questa era la sala sfilate, vedi in alto, era un teatro. Sì. Ora, quando io ho incontrato Martin, l'unica cosa che gli ho chiesto, come facevo con tutti i giovani, i giovanissimi, per me lui era un giovane, che desideri aveva nella maglia. E sono andata da un artigiano, da una fabbrica dove fanno le targhe delle macchine. Ho portato quel manichino là, l'abbiamo infornato, naturalmente si è bruciato, però tornato. Questo è il prototipo di cui venivano informati. Tu hai collaborato con due stilisti, che erano Luca Coelli e Sam Ray, per creare una linea che si chiamava Portoin. È vero, è vero. Cercavo qualche cosa di nuovo, di differente da tutto quello che avevo. Sì. Quindi mi arrivano questi due ragazzi, erano talmente diversi, curiosi. Faccio subito questa collezione, torniamo fuori il nome. E volevano per te, ma io ho detto no, pour toi. Perché? È per te, per voi, per tutti. Pour toi. Per
per me è stato il più grande disegnatore che io ho mai visto. Se ti faccio vedere un disegno di Kenzo, ti faceva il disegno dove tu capivi cosa dovevi fare immediatamente, con il cappello, gli occhiali, la sigaretta. Allora, cioè, voglio dire, per me chi disegnava il disegno più bello che ho visto nella mia vita è lui. Tanti disegnano bene, ma lui era per me speciale. Ma tutti i miei stilisti sono particolari, ognuno aveva delle grandi specialità. Per esempio, io cosa ho imparato dal signor Valentino, che per me è le proporzioni. Le proporzioni. Quindi un po' il discorso che facevamo prima, in qualche modo vi insegnavate a vicenda delle cose. Ah, io imparavo da morire. Ma anche loro forse hanno imparato da te. Sì, non lo so, io comunque imparavo. Io penso di sì. E mi divertivo. La scuola non si poteva fare da un'altra parte, bisognava per forza farla qua. Come vengono selezionati i ragazzi? Ma vengono selezionati da Accademia Costume Moda e da lì fanno dei progetti. I docenti? Abbiamo visto prima Gigi Vezzola. Gigi Vezzola è un docente di fashion design, ne abbiamo diversi. E tra cui anche Edward Buchanan, che appunto li segue soprattutto sui progetti di final work. Alla fine questi ragazzi sono invitati ad un evento esclusivo che organizza PT Immagine con PT Filati, e quindi è internazionale, hanno la possibilità, e sono gli unici nel mondo che hanno la possibilità di farsi vedere e di far vedere tutta questa creatività e soprattutto ricerca ed innovazione legata alla maglieria. Che cosa ti affascina della maglia proprio come materia? A me affascina il filo, voglio dire, qualcosa che può sempre trasformarsi. Tutto quello che è lineare si può tricordare. C'è anche una questione proprio emotiva, no? Di emozioni, perché comunque un materiale naturale, però lo puoi riutilizzare ed è comunque un qualcosa che non costringe mai il corpo, ma lo asseconda. La maglieria comunque nasce tutto da un filo, cioè quando devi tagliare una giacca in un tessuto, c'è già il tessuto, devi fare la carta modello e fa così, però la maglieria nasce sempre tutto con questo filo e puoi fare tutto. Il disegnare per noi è tutto, cioè era la più avanguardia del nostro settore, sempre stato, e rimane una parte super 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 importante della storia della maglieria, cioè non c'è niente da dire. E poi per me è un super honor da lavorare con Diana, anche la Modoteca. Edward, sei troppo buono, ma non va bene così. E ti dico, mi piaci molto perché ho sentito che tu ami la maglia, se no non saresti lì. Cioè io ho il sentimento degli stilisti o dei designer che amano la maglia, perché la maglia non si può fare senza amarla, purtroppo. Quindi grazie lavoro che stai facendo e grazie molto che tu stai dedicando ai giovani che hanno un grande bisogno. A presto, ciao! Thank you.